Cosa ha trovato? Fermo. Cosa? Buttati nel vuoto. Buttati. Arrivo, arrivo! Arrivo. Bah, qualcosa dell'ultimo secondo. Buonasera a tutti e benvenuti, bentornati in un nuovissimo episodio del Minecraft Report. Benvenuti in un nuovissimo episodio. Oggi sono Gesù, così, oggi mi andava, sono Gesù. No dai, questa cosa è carina, se vado qui posso cambiarmi la skin. Dai, una cosa carina alla fine dei conti, anche se insomma potrebbe creare un po' di lag, ma vabbè, lasciamo stare questi dettagli. Adesso, ma voi pensate che sia più buono forse perché ho aperto il Great Armory? Pensate che io sia più buono perché dico, sì, vabbè, c'ho il mio server, quindi dai un po' di, mi si dice, un po' di autocontrollo. Ma va a cagare, va là, io sono cattivo come sempre e dico le cose come stanno e come le vedo. Quindi mi raccomando ragazzi, vi dico di lasciare il pollice su se questo episodio vi può piacere e di farla continuare questa bella serie che vedo che vi piace. Mi piace tanto. Dovrò praticamente mettere una censura unica allo schermo perché non c'è sto spam di entrare nel gruppo Telegram. Oh, due scatole. Comunque, anche dovrò mettere una censura anche sulla destra perché non posso toglierlo. Allora, per ora il faction è accessibile a 1.8 a 1.10. Dica, cosa ha bisogno lei? Ah, il mio collaboratore, Giver Pimpa. Cos'è sto? Oh, cos'è? Un tunnel segreto. Ci vediamo il tunnel segreto. Cos'è? Che è sta roba? Ah, credo che sia stanza Staffero Founder, credo questa. Potevate mettere un nominio, non mi faccio salutare. Cioè, come fa? Volevo salutarvi tutti, adesso come faccio? Leggi bene il nome. Ah, ok. Questo è il nome? Scritto bene? Tutto bene? Allora, trattino, 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 il tuo. Aspetta, aspetta, la fo. Give your pimpa. T'ho preso? Vicino, almeno. Vicino. Vicino, lontano, vicino. Give me your. Ah, cioè, ho indicato il me. Vabbè, basta sti dettagli perché sennò ci perdiamo in nacchere. E le regole. Che. Le regole sono un po' particolari. Beh, belle. Beh, come faccio a leggere le regole? Ma è troppo grande! Dovete rimpicciolare la riga sotto! Come faccio a leggere? Come faccio? Vabbè. Comunque, a parte questi dettagli di regole, andiamo nel faction. Come bello settato, P-Faston. Pronti? Partenza! Via! Partito! Andiamo! Andiamo a vedere questo P-Faston. Vediamo un po'. Ok, sono. Vediamo un po'. Oh, ok, rank plebeo. Ho l'armatura plebeo. Ciao Ruffy. Ah, mi hanno salutato. Ok, vabbè, salutiamo. Sono educato. Ciao! Ciao! Se no sono sgamabile. Ciao! Ci ha messo un'ora ad entrare il mio amico. Vabbè, ti ho messo una. Qui c'è il 3D però. Qui c'è il 3D. Per prima di senza giacca entri con la giacca? No, spiegami sta cosa. Cioè, prima. Cioè, non l'ho capita benissimo sta cosa, eh. Non l'ho. Vabbè, a parte sto piccolo dettaglio. Iniziamo a esplorare un po'. Ah, sono andato a cambiare. Perché server nuovo, vestito nuovo, tutto nuovo. Comunque. Buonasera. Oh, mi copio il saluto! Ci fai sgamare così. Non copio il saluto! Ok, warp disponibili, warp pet, warp pianura, warp regole. Prima cosa andiamo al warp regole, perché noi siamo giocatori buoni e gentili, quindi andiamo al warp regole. Allora, warp regole qua? Qua c'è? Ah, ok, beh. Oddio, non ho ben capito cosa dire. Non floodare. Non so cosa vuol dire. Permute per 6 ore. Non spammare, non insultare, non bestemmiare, non insultare lo staff. È ammesso il griff alla truppa, vabbè. Rifiuto, controllo H e anti-H, ban 5 giorni. H, vabbè, appena 3 giorni. Fingersi staff, claimare aree vietate, comandi utili. Ah, ok, abbiamo qualche comando, quindi c'è.
Spawner per comprare gli spawner. Per givare le cose. Non tutto è givare. Aspetta un attimo. Slash sì. Come funziona? ID, quindi SD 10 tipo 1. Cosa posso givarmi? 4 3 3. Posso givarmi niente. Tutto come funziona? Forse devo fare due punti? 3 2. No, 3 3. Come funziona? Posso farlo? Stai impazzendo! Non riesco, non ho accesso al comando! Partners. No, lo scrivo bene, ma sono io che sto impazzito. Spawner. Ok, qui sono i prezzi per tutti gli spawner. Vabbè, ci sta. Carino, dai, è carino. È aperto lo spawner shop. Esploriamo ancora. La città è carina! È carina la città alla fine dei conti. E che ne dice lei? È carina. Vediamo un po' cosa c'è di qualcos'altro di interessante. Interessante. Qui diamoci un cavolo. Qui non c'è un cavolo. Per aprire. Ok, c'è un menu. Menu. No, dai, non dire così. Per aprire il menu, fai slash menu. No, mi chicca fuori se continuo. Ok, se mettete il comando nel broadcast, fate sì che funzioni, almeno per pietà. Aggiornate questo bel broadcast, aggiornatelo. Vabbè, a me non funziona, però mi piace. L'ho preso, armoria, non ti caga nessuno. Ma c'è uno staffer, un helper? E questo Apollo qui, l'helper? Non l'ho capito. Il menu funziona! Il menu funziona! Warp rank! Andiamo a vedere warp rank! Ok, warp rank, siamo qui. Questa roba, bello. Vediamo un po'. Warp rank. Ok, dai. Plebeo, questo è quello appena entrato. Vabbè, kit plebeo. Oh, devo dire che dà molta roba, eh! Devo dire che dà un bel po' di roba. Ok, quindi i rank li prendi più stai online, più prendi rank. Ok, ci sta la cosa. Ci sta. Sì, ho capito, ma. Kit Apollo, sì, beh, ho capito. Ma danno solo kit! Danno solo kit! Cioè, io ranko per avere solo un gran kit! Che warp abbiamo disponibile? Warp warp! Andiamo warp warp. Curioso, il warp warp sembra molto interessante. Cos'è sta roba? Warp? Cos'è sta? Ah, un cartello! Un Enderman. Non è che abbia molto senso questo posto, eh. Cioè, non ha un gran senso logico. Vabbè. Comunque, dove andiamo? PvP, Creators, Enchant, Jeep, Parkour. Andrei a vedere il parkour. Anche quello poi andremo. Andiamo a vedere il parkour. Dai, deciso, deciso io perché te non sei di utilità. Allora, siamo al parkour. Parkour si vede che l'hanno fatto loro. Proviamo a farlo, dai. E vabbè, è la vita che ci devi fare. Allora. Aspetta un attimo. Non ho capito benissimo perché c'è quella scala lì di lato che io faccio, che faccio così e faccio così. Perché c'è sta scala? Vabbè, un motivo ci sarà, un motivo arcano ci sarà anche. Ecco, io sono un bravo. Sì, ma togliete il danno da caduta! Non potete lasciare il danno da caduta al parkour, dai! Cioè, non è una cosa che ci sta a prendere danno a un parkour. Sai che è rottura di balle? È bast... No, il creeper al parkour, che spawnino i mob al parkour. Cioè, io. Cioè, vabbè, un creeper al parkour ci sta. Va bene, no, no, un creeper al parkour è perché c'è un creeper? Bravo, bravo, bravo. Chi inizia a chiedere, perché sennò qui non avanziamo mica. Perché c'era un creeper? Cioè, ma che tra l'altro mi ha buttato di sotto per toccare di fare tutto da capo, miracolosamente. Quel creeper è H, chi se ne frega. Ah, bello. Mi piace. Perché sono tutti qua? Cos'è? Un blocco. Se trovassi. Aspetta, aspetta. C'ho un. Non so. Ecco, qui, ecco. Ragazzi, c'è un tipo. Un piccolo bug, possiamo dire. Per finire prima il parkour. Tutte le cartacce verranno raccolte, vai. Allora, un piccolo bug, possiamo dire. Se io adesso mi bevessi una pozione di salto,
Ok, qui c'è un blocco di slime. Se io bevo una pozione di salto, probabilmente io riesco. Adesso non ce l'ho, non ho neanche la voglia di andare a cercare, ma è probabile. Se io bevo una pozione di salto, salto qui sopra e riesco a saltare praticamente tutto il parkour. Praticamente. Cioè, secondo me è fattibile la cosa, perché vedete, guarda quanto salto. Se io salto leggermente di più, io il parkour me lo salto tutto. Vabbè. Comunque, questo è il parkour. Parkour abbiamo trovato salti difficili, ma lì alla fine ci può stare. Quanti VIP ci abbiamo qui? Va bene, costa 10 euro. La Fly? E la Madonna per 10 euro! E la Madonna! Perché poi c'è colorata, no? Vabbè. Vabbè, i comandi, Nick. Dà abbastanza roba. 20 euro, comandi nero. Hai le boccette esperienze infinite? Ho capito che è un OP, ma le boccette di esperienza infinita a 20 euro mi sembra un po' esagerato, no? Ok, vabbè, boss spawner dell'Iron Golem. Anche quello è un po' esagerato, alla fine dei conti. Vedete, è ferro infinito. Near. Che poi il comando Near è talmente base come comando che potresti metterlo anche subito. Non a 30 euro, vabbè. 100 euro! Il disguise, il repair. Che poi non ho capito. Ma c'è anche la roba di Kid di prima? O. Cioè, quello non l'ho capito. Spada. Non è neanche esageratissima come spada. Sharpness 16. Pensavo di più, pensavo. Però, vabbè, scelta loro. Sono tutti contenti. Azione no griff, massimo 5 player. White. Ah, pure il posto nella whitelist. Beh, sti cazzi. Quindi aspetta, non ho capito. Qui c'è scritto 20 spawner di Iron Golem. Quindi se io mi prendo questo, io in teoria non ho quello della roba prima. E non ho la vanish in teoria, perché non c'è mica scritto che io ho la roba anche dei rank precedenti. Non c'è scritto. Cioè, se tipo ce l'ho, dovete scrivere. Dio, quante cose. Eh sì, in teoria dovrebbe essere così, però non l'hanno scritto. Non l'avevo vista. Scusa, no, no, non l'avevo vista. Mi scusi, lei. Pretende che io abbia gli occhi dovunque. Vabbè, comunque. Che warp andiamo? Warp? Andiamo al warp shop. Sono curioso. Andiamo al warp shop. Potevate farlo un pochino più grande, però, vabbè, leggermente più grande. Posso comprare uovo di creeper, mob spawn. Non è che ci sia così tanta roba che posso vendere. Io praticamente non posso vendere una cippa. Posso vendere solo queste cose qui. Il ferro degli Iron Golem. Posso vendere il fiore che dà l'Iron Golem. Alla fine non è che è tanto OP come roba che ti dà. Alla fine un secchio di lava 5.000. Quanto costa il Bob Downer? 120 milioni. Ma non costano un cazzo per un OP fashion. Non costano un cavolo. Cos'è qua? Enchanting. 120k è poco per un OP fashion. È pochissimo. Oh, un calma. Che è? Calma. Cioè, ha ragione, signor Pimpa. Cioè, sta bestemmiando da un'ora. Veramente. Contenti loro che bestemmiano. Se no. Ma lo staffer c'è. Cioè, ci sono gente che bestemmia, che dice quel cavolo che vuole. Non c'è uno staffer che bada, scusa. Warp, non puoi usare. Oh, dai, dai, mi ha fatto andare il combattimento. No, gli ho leggito. No. Quanto dura il combattimento? Oh. Ok, ma scusa, deratori ci sono? Cioè, non c'è niente per, scusate, mutare sto pirla. Cioè, la gente può dire quel cavolo che gli pare. Carino, però, dai. Appena entri è un po' troppo scuro. Forse stava tipo che uscivi da fuori e entravi. Dato che Nikap, vabbè, niente tipo staffer. Open Prison, andiamo a vedere. Andiamo a vedere l'Open Prison. Vabbè, qui devo cesciare. Quanto cesciare devo fare? Ma questo l'ho visto tipo in altri 40-50 posti. Lab così, eh. Vorrei dire, ma l'ho visto abbastanza. Abbastanza spesso questo tipo di ingresso. Non so se è tutto così, però vabbè.
Ok, vabbè, è un Opifaction alla fin dei conti. Trovo i token. E la Madonna, quanti qui si trovano token su token. La Madonna. Per rankare, rank up. Oddio, si è sentito un gatto. Fatto rank up, si è sentito un gatto. Ho 0, quindi devo fare sell limited name. Oddio, due balle. Tutte le volte devo fare limited name hand. Ok, io posso già arrancare. 149.000. Per arrancare. E ho 50 so 49. Che cazzo vuol dire? Non ho capito. Come si ranca? Non ho capito. Aspetta. 1000. 49 per. Boh, vendere quello con in mano. Sell hold. Un call, adesso 100, dovrei poter rankare, no? Ok, vendo tutto, rank up. Mi dice che non posso, perché? Andiamo a vedere warp regole, perché mi tipizza con la faccia verso il basso? Ok, eccole qua. Non spammare, insultare, ma non mi interessa. Plot, spiegatemi! Come devo fare? Tanto succedono le peripezie nei commenti, no, cioè nei commenti, nella chat, lo noto benissimo, ma comunque è un'altra storia. Non riesco a capire che cosa devo fare per rankare, cioè onestamente, non riesco a capirlo. Guardare il mondo è il mondini. Bene ragazzi, io direi che per stavolta abbiamo visto tutto, abbiamo visto tutto. Aspetta, fammi chiudere qui perché è troppo spam di roba, tanto qui arriva la gente. Devi dare i voti. Sì, arrivo. Tranquillo, tranquillo. Te che segui la serie, lo so benissimo che le cose te le ricordi. E me le ricordo anch'io, tranquillamente, me le ricordo anch'io. Comunque, niente. Diversi server, l'abbiamo visto tutto. Comunque, dicevo. Ah, sì, è vero, mi chiamo Rufio89. Bello il nome, è vero. Allora, per le costruzioni sono carine in alcune parti. Ma alcune parti ti fanno. Hai cagare. Ma in alcune parti ti fanno un po' ridere. Come quando siamo andati al Warp Crate o quello dei pet. Non è che ci stava proprio tantissimo. Non mi fa impazzire. Mettiamola così. La città era carina. Ma altre cose un po' scarsine. Io come voto finale ci darei 6 e mezzo, 7. Va, 7. Siamo generosi. Via. Ciao Gesù. È vero, sono io. Quindi diamoci un bel 7 per le costruzioni. Per il settaggio di tutto, settato, mi viene da piangere. Non è settato chissà cosa, perché allora slash menu non me lo fa fare. Non mi fa, tipo, nello shop non è che ci sia quelle gran cose che posso vendere. I prezzi sono settati un po' alla buona, sistemate meglio le cose. Vabbè. Non lo possiamo sapere le cose copiate. È una nostra opinione personale. Non vogliamo metterlo nei voti finali. Ma è una nostra opinione personale che è copiata. Ecco, lui lo sa, è pratico di queste cose. Quindi niente, per il settaggio di tutto mi dispiace, ma ci do un 4. Ah, cioè, 4 proprio perché è settata bene qualche cosina, ma è settato così cos'ha. Non se la arriva la sufficienza. Mi dispiace, gli do un 4. Per la pazienza dello staffer, 0. Dov'è lo staffer? Si bestemmiava, si insultava, si faceva quel cavolo che si voleva in chat. Non posso dire, va bene lo staffer, vabbè dai, c'era. Ma non c'era niente. Non c'è lo staff. La gente poteva fare quel cavolo che ci vuoi. Poi andiamo nel TS a riportarli, perché dai, non si può essere così in chat, veramente. Beh, veramente. Poi le prove? C'ho un video prova. C'ho un video prova, quindi non lo ripeti perché vale. Divertimento? Beh, divertimento allora. L'Opifashion è un Opifashion. Cioè, non è che ci sia chissà cosa. Divertimento, guarda, gli do ragione, gli do un 2. Mi dispiace, non mi sono divertito, c'è un cavolo. Manca sempre quel tocco in più per dire, boh, mi diverto. Come lo P-Prison. Non si capiscono i comandi, non si capisce perché ti complichi la vita senza divertirti. Cioè, quindi non posso dire che mi sono divertito di tutto, zero. C'è uno dietro nero, l'uomo nero c'ho dietro. Che vuoi tu, uomo nero? Che ce vuoi, uomo nero? Vai. Un quindi bene ragazzi, saluto Gesù, ciao Gesù, sono sempre io, è vero. Quindi bene ragazzi, direi che il video di oggi si può concludere qui, vi ricordo di lasciare il pollice su questo video, vi ricordo di lasciare solo un like su questo video, commentatelo, condividetelo dovunque, anche al cesso mi raccomando, ciao, ciao, ciao uomo nero con la fascia in testa, vabbè. Quindi niente,
Mi raccomando, lasciate un pollice su per farci sapere che vi piace la serie. Il mio amico Give Me Your Pimp. Giusto, cioè devo aver quasi preso. Mi raccomando. E vi ricordo che ho aperto un mini server. Vi lascio l'IP in descrizione. Il gruppo Telegram è sempre morto. No, cioè, volevo dire, il gruppo Telegram è sempre nella descrizione. Se volete unirvi, stiamo iniziando un po' a crescere. Ci avremo circa una ventina. E niente, per il momento, dai, pimpa qua. Possiamo dire che è finita. Cosa ha trovato? Fermo. Cosa? Buttati nel vuoto. Buttati. Arrivo, arrivo! Arrivo, qualcosa dell'ultimo secondo. Ok. No, va bene. Sono immortale, sono proprio Gesù. Ok. È finita bene. Ciao. Ciao.